Ciao a tutti ragazzi, oggi farò vedere un profumo fai da te molto veloce. Allora, serviranno dell'acqua e dello shampoo. Io questo qua dell'ultra dolce Garnier e crema di riso e latte d'avena. Secondo me sa di mandorla. Poi servirà un bicchierino o qualcosa, un qualcosa per girare questo coso delle spiedine sticcadenti che uso spesso per i lavoretti. E poi un cosino spray, che si usa con i deodoranti o profumi, e un cosino spray. Io l'ho comprato da Iper, da Grande I, dove lo vendono così, a 1 euro. Questo e la ricarica. Ok, vedete? Allora, mettete dell'acqua. Ok. Poi se mai ne mettete di più, però per ora così. Poi dello shampoo. Ok, non ne farò molto perché, vabbè, ne ho già un po' mio. Ok. Giriamo. È buonissima la profumazione di questo shampoo. Ok, girate finché non ci saranno più gli agrumolini per dire che si distingue acqua da shampoo e versate dentro qua, speriamo di non far danni. Ok, pensavo che non sia di meno. Ok. Ecco qua il mio profumo, la ricarica. Vedete, se io faccio così, questo qua è quello che ho fatto ora e questo è quello che ho io. Ok? È naturale, molto buono. E poi volevo farvi vedere un rossetto che ho comprato io da Kiko. Che è quello che ho addosso. Si apre così. Ed è semplicemente così. Il colore è un po' più chiaro da quello dal rossetto, un po' più scuro da quello che voi vedete sulle mie labbra. Ok? L'ho pagato 2 euro in sconto saldo. Ed è molto carino. Ok, spero che questo profumo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti, se avete qualche video in particolare.